primo maggio 2015, Maratona del Riso. Giornata nuvolosissima, promette pioggia, vedremo acqua su acqua. Nell'anno, dunque almeno una, dobbiamo assolutamente aumentare. Intanto sono partiti gli amici del roller e ora siamo pronti per il conto alla rovescia, a disposizione del gruppo giudici gara della FIDAL che ci ha dato l'ok, Vercelli, Biella, attenzione, e poi per facciamo partire. Sei pronto? Sei carico? Oggetto con Natale in Sanovello 100 più 500 fa 600. C'è la sorpresa alla fine, all'arrivo. Vabbè, quando arrivo io sono già finite tutte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Partita la maratona del Riso. Forza ragazzi! Primo di musica, comunque sicurezza per la cantare di. Sì, devo impegnarmi un pochino. Forza ragazzi! Ah, che è già finita! 1, quello che si è fatto, lo scontino maratona per 2 km. Buon viaggio! E allora? La maratona, dai! Verso Bianze! Trova Salasco, San Germano, Bronzano per tornare poi qui a Salasco. Secondo chilometro passiamo sul canale Cavour. Poi sei diventato lo di più grande del mondo. Neanche Ricco. Starti dietro. Allora, impressioni? Bene, sto correndo col presidente, molto contento, persona propositiva, come il New Day, è un nuovo giorno, bisogna dare delle sensazioni positive. Primo maggio, l'alba radiosa. Fantastico. E poi credere nel guru che vedrete sempre il cielo azzurro. Maratonetti di tutto il mondo, unitevi. E andate alla Maratona del Riso. Quest'anno un po' in calo, le partecipazioni. Un po' in calo, sì. Vabbè, dai. Saranno tutti all'Expo. Amore mio, non piangere se me ne vado via. Io lascio la risaia, ritorno a casa mia. Ragazzo mio, non piangere se me ne vado via. Scriverò una lettera per dirti che ti amo. Non sarà più la capa che sveglia la mattina, ma là nella casetta mi sveglia la bambina. Vedo laggiù sull'uscio la mamma che mi aspetta. Mamma, papà, non piangere, non sono più mondina. Sono ritornata a casa a far la signorina. Mamma, papà, non piangere, se sono consumata, è stata la risaia che mi ha rovinata. La 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 la. Sono la proletaria che già mai.
maledetta Maremma, Maremma. Sia maledetta la Maremma. Vanno, vengono, ogni tanto si fermano e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio. Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia. Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a corrergli dietro per tanti metri. Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore. Vengono, vanno, ritornano. E magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle. Siamo arrivati finalmente! Andiamo a prendere il riso! Dove stai? Giro Paolo, Superman!
Hai visto che devo aspettare? Facciamo la fotografia, va. Com'è andata? Tutto bene, organizzazione buona. Direi che anche quest'anno abbiamo superato la prova. Ma è andata bene, che era freschissimo. Infatti. Sembrava di fare il bagno in una cascata. E quello ci aiuta molto. Ciao Angelo. Ciao. Poi c'è il mio Gianni Punto. Addirittura. Abbiamo qua il festeggiato numero 2, che festeggia la 500esima. Siamo qua alla Maratona del Riso, che il sindaco Cappuccio e Tommaso hanno fatto un ottimo lavoro. Sono venuto apposta partendo stanotte per festeggiare le 100 maratone del nostro grande amico. Dov'è Natale Zanovello. Sono venuto apposta perché non dicevo chi me lo faceva fare. Io le maratone fatte non le rifò, ma c'era un rapporto di amicizia tale che ho c'è sempre la scusa buona per rifarla. Ma quante maratone hai fatto? Ma quello è buon dire, in confronto a voi, io sono 500, io sono un pivello, io sono un apprendista, io sono un apostolo. Ma dico, ma tu festeggi quante maratone festeggi oggi? 500. E questo è importante. Scusa Mario, ma è possibile che tu festeggi 500 maratone dopo ne hai fatto 1500? Che cazzo è possibile? Io sono un replicante. Abbiamo il replicante. Io sono un replicante. Perché il problema non è questo, siete duri voi da capire. E io tutte le volte la replico e fammelo capire. Perché non ci arrivate. Oh, ecco l'arcano che è stato scoperto. Allora Piero, invece te come ti è andata? Posso dire una cosa? Dica. Per me Vitulus va bene, mi ricorda una grande Massima Latina, tutta cavat lapide. Piano piano la goccia scava nella roccia e con calma piano piano arriva a 500 per 2. Cosa fa 500 per 2? A mille. Dopo entrerà nell'Olimpo. No, e festeggerà continuamente le 1000 maratone. Anche se ne arriverà a 2000, andiamoci piano perché c'è il presidente che fa ogni anno. Presidente, c'è a te, dietro. Lo so, ce la fa più al collo come l'aquila. Non ce la fa più, ma insomma, se fosse stato 4-5 anni fa, avere il coso, come diceva il coso, quando gli aveva sulla spalliera. A civetta. No, lo diceva io sulla spalliera. Pappagallo mio toscano. Sì. Che c'aveva? C'aveva il macello. L'aquila che gli dava il fiato, sì. No, quella dice sulla spalliera di rompere le scatole. Guarda lui, no? Ma quante maratone? Panariello. È importante sapere quante maratone. Allora, io te lo dico. Però ti do tre possibilità. 500. Allora la prima ti ho indovinato. Ti volevo fare di capo. 500. Ma chi te l'ha detto? Ma come ti ha fatto? Ma gli spagnoli dicono che 500 l'hai fatto in Spagna. E con gli spagnoli? Gli spagnoli dicono che. Sai, gli spagnoli sono bugatti. Sai, Lui ha conquistato le Canarie, è il conquistador. Allora, tanto ricordatevi che il 15 novembre siamo tutti a Tenerife. Tanto cominciamo subito a mettere i punti continui. E lavoriamo questa sera. Festeggeremo le 500 maratone. Lo sanno mia loro. Cioè. Non lo sanno neanche. Poi lo striscione 500. Maledizione. Ormai ti va a mangiare. No, mangiare. Tornano. E magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai.
vanno, vengono, per una vera mille sono finte e si mettono lì tra noi e il cielo per lasciarci soltanto una voglia di pioggia.